Allora, benvenuti, questo è un altro video e in questo video parliamo di come attrarre l'amore di un uomo. Mi sono preso degli appunti, ho studiato sempre un po' dalle ricerche che ho fatto e poi ci ho messo le mie conclusioni in base a quella che è la mia esperienza, come sempre. Allora, attrarre l'amore di un uomo è facile, bisogna non volerlo attrarre e qua possiamo pure chiudere il video, però vorrei fare un excursus sul perché ti sto dicendo questa cosa. Allora, il punto è questo. Più sei assetato di qualcosa e più quella cosa la repelli. Più non la vuoi o comunque sei indipendente da quella cosa e più quella cosa ti insegue. È come se fosse, che ne so, è come se tu ti giri e quando ti giri la cosa si allontana a guardarla. Quando ti giri invece guardi davanti, la cosa ti insegue. E allora tu per farti inseguire e per farti raggiungere, non devi guardarti indietro, ma devi guardare avanti. Vai avanti finché poi non verrai avvolto. Devi non guardare per ottenere quello che vuoi. Questa è una cosa fondamentale. Che significa? Allora, questo avere fame di amore, no? Non ti porterà da nessuna parte ed è questo il problema che ti porta a non attrarre l'amore di un uomo. Quindi per farlo cosa devi fare? Non devi avere fame d'amore. Questo non toglie che tu non possa cercarlo, però dovresti avere in mente il fatto e quindi l'idea che sembrare una donna assetata di amore, bisognosa di affetto, scatena l'effetto inverso, come ti ho appena detto. E tu mi dirai, vabbè, ma che cazzo dici? Ma perché accade questo? Accade questo perché comportandoti in questo modo ti abbassi di valore e finisci per squalificarti davanti a un uomo. Quindi davanti a un uomo sembrerai una donna di poco conto, di poco valore. Questo bisogno che tu evidenzi, no? Ah, ma io voglio essere amata, voglio essere amata, voglio essere amata, equivale a un volersi attaccare, cioè a un voler andare con questa persona e volerci andare in attaccamento. Ora, così comportandoti, non raggiungerai il tuo risultato per il motivo che ti ho detto prima. Non mi chiedere perché la legge è così, ma questa è madre natura che ha fatto il tutto. Ma non è neanche vero. Il motivo principale è, come vi ho detto già adesso, alla fine, se poi lo vogliamo disaminare meglio, è il fatto che la percezione dell'essere umano disponibile genera una scadenza e una squalifica dei valori. Cioè, se c'hai l'amico con cui esci tutti i giorni, che è sempre disponibile, avrà un valore minore la sua presenza rispetto all'amico che vedi una volta ogni 2 mesi. E questo ti dice già tutto. Tornando al discorso, si innescano quindi dei meccanismi di difesa che ti portano a entrare in una sorta di circolo vizioso che fa male alla tua vita sentimentale, perché tu cerchi di, ah no, io trovo l'amore, trovo l'amore, trovo l'amore, trovo l'amore, trovo l'amore, e non lo trova, e non lo trova, e non ci arriva, e non riesce, e non lo può fare. Questo genera una sensazione proprio di come un cane che si morde la coda, ok? Quindi più miri a doverti per forza innamorare, tipo io conosco tante persone così, tante amiche, no? Io mi devo innamorare, e peggio è, maggiori sono le chance e finisci una relazione di merda, cioè una relazione proprio schifosa, dove stai lì, che vieni costantemente bombardata da situazioni scomode, persone che ti tradiscono, persone che non vogliono stare con te realmente. Perché? Perché tu sei bisognoso e fai di tutto pur di attaccarti, ok? Invece di selezionare a monte. Vedi che solo questa cosa è un problema, no? Gira poi altri problemi. E poi, vivere l'amore di per sé è comunque un'esperienza unica, ok? Perché non la devi rendere unica, è piacevole ma dannosa. Cioè, se io ti sto dicendo che questo è un problema, è un danno che ti stai facendo da sola, e tu lo sai perché ti basta guardare indietro, allora perché non gli dai una chance? Prova, tra virgolette, a smettere di cercare. Quindi non devi cercarlo. Per attrarre l'amore di un uomo, non devi cercare l'amore di un uomo. Quindi l'idea è che poi tu arrivi. Dopo che hai visto questo video, dopo che ti sei letto il mio libro, i miei libri, quello che cavolo ti pare, riconosci il tuo bisogno di attaccamento, dopo che l'hai riconosciuto, ok? Ti attacchi a te stesso. Cioè, una cosa assurda, bocciata, no, perché il narcisista? No. Invece tu ti attacchi a te stesso, ti innamori di te stesso. Che nel 2020, 2030, 2040, questo
nella società odierna, se tu non ami prima te stesso, come puoi pensare di essere in grado di amare un altro essere umano? E allora prima bisogna che tu ti innamori di te stessa, e questo qui è l'unico modo che ti può consentire di attrarre l'amore di un uomo. Quando però si presenta nella tua vita, senza affrettare, senza dover tirare e forzare la mano. E allora in questi casi ci sarà una netta differenza relazionale che noterai.